Questo che vedete è un bel libro sulle Rolleiflex, scritto da Angelo Derqui. Derqui no, perché non c'è l'accento sulla I. E proprio di Rolle voglio parlare, di Rolleiflex, e in particolare di una, che è quella che ho io, e cioè la Rolleiflex F. Questa qua. Questa che ha non l'obiettivo da 3,5 come per la normalità delle Rolle, ma in realtà uno Zeiss planer normalmente può avere anche altri tipi di obiettivi, F2.8. E scrive Angelo Derqui che è l'ammiraglia delle Rolle, è l'ultima delle Rolle prodotte. Praticamente con questo tipo di macchina fotografica si chiude la storia delle biottiche Rolleiflex. In realtà poi dice che dopo furono fatti successivamente gli altri modelli speciali, per così dire, di Rolleiflex più moderni. Ma sostanzialmente la storia delle biottiche Rolleiflex, secondo quanto dice Derqui, si è chiusa con questa macchina fotografica, che è questa qua, che potete vedere nelle mie mani, che indubbiamente è una macchina fotografica di livello elevatissimo. Quindi voglio parlarvi un po' di questa macchina fotografica, delle fotografie che fa, che cosa è più adatta, che cosa è meno adatta e qualche accessorio furbo che si può mettere su questa macchina fotografica, ma anche sulle altre Rolleiflex. Incominciamo un po' dalle caratteristiche. Le caratteristiche, ovviamente, è una biottica, quindi c'è un'otturatura per la ripresa e un'otturatura per la visione. Ovviamente, quando ci sono queste differenze fra visione e ripresa c'è l'errore di parallasse, ma questa macchina qua ha la correzione automatica dell'errore di parallasse, quindi non bisogna preoccuparsene troppo. Per quanto riguarda i tempi di scatto, vanno da un secondo a un cinquecentesimo di secondo e la regolazione dei tempi e dei diaframmi va fatta attraverso queste due rotelline. Questa qua che vedete mi regola i tempi, questa qua mi regola i diaframmi. La Rolleiflex F, questa qua che ho io, c'ha anche l'esposimetro al selenio. Vedete? Questa è la cellulina, si fa per dire, dell'esposimetro al selenio. La cosa sorprendente è che dopo tanti anni questa macchina qua è del 1966, risalendo dai numeri di matricola, questo esposimetro funziona perfettamente. Praticamente è un esposimetro accoppiato, perché vedete, qua, in questa parte qua, come potete vedere, c'è il laghetto dell'esposimetro. Ora, nel momento in cui si fa collimare o muovendo i diaframmi o muovendo i tempi, questo riferimento qua, cioè questo tondino con laghetto dell'esposimetro, l'esposizione è corretta. E a distanza di tanti anni, anche perché questo esposimetro, questa cellula non è stata esposta continuamente alla luce, questo esposimetro funziona perfettamente. E poi c'è il solito mirino Rolleiflex, dove attraverso questa parte insomma si mette a fuoco, che può avere anche il mirino sportivo, si può anche mettere la lentiga in ingrandimento, si può anche abbassare, vi dicevo appunto per il mirino sportivo, lentiga in ingrandimento, e si può anche sostituire lo schermo di messa a fuoco. È un mirino molto molto ma molto luminoso. Per quanto riguarda la regolazione dei diaframmi e della sensibilità della pellicola, si ricorre a questo punto. Poi, per quanto riguarda il caricamento della pellicola, la macchina ha un bel sistema con blocco di sicurezza. Questo è l'interno della macchina fotografica. Qua si mette il rullino ricevente, qua si mette il rullino vergine. Ora non ho un rullino vergine a farvi vedere da sacrificare per questa. Per parlando di questa Rolleiflex F, ma in realtà è molto importante che il rullino passi attraverso questi due cilindretti. È molto importante che passi da qua, perché solo passando di qua si avrà l'impostazione automatica del fotogramma. Sostanzialmente succede questo: mettendo il rullino vergine qua e il rullino ricevente qui. Poi con la coda si fa passare la coda del rullino attraverso questi due cilindretti. Fatto questo, si chiude la macchina fotografica, si dà il blocco e poi si incomincia a girare la leva della macchina fotografica. E
E gira, gira, gira fin quando i due cilindretti, che sono una sorta di sensori meccanici, avvertono l'esistenza dello spessore della pellicola e quindi automaticamente la macchina si imposta sul numero 1 e potete finalmente scattare. Quando non c'è la pellicola dentro e volete comunque far scattare la macchina, dovete girare questo all'indietro e la macchina, vedete, scatta. E quindi con questo sistema si può anche far scattare la macchina senza aver inserito la pellicola. Qualche altra cosa da dire su questa macchina fotografica? Sì, questo è il blocco del pulsante di scatto per evitare scatti accidentali. Qua è messo il flash. Qua la selezione del tipo di flash che si vuole impostare, sia lampadina o elettronica. Ovviamente quella lampadina ormai è totalmente desueto. È una macchina fotografica bellissima. Si dice che in fondo anche l'altra 35, l'obiettivo sarebbe ancora migliore di questo qua, che è lo Zeiss 2.8. Può anche darsi, però almeno dal punto di vista scenico è davvero una bella macchina fotografica. Ci sono delle cose da dire sulle Rolleiflex. Indubbiamente sono le migliori biottiche mai costruite. La qualità delle Rolleiflex supera ampiamente tutte le altre che sono state costruite, anche se buone, anche se ottime. E sono macchine sicuramente da comprare e da tenere. I prezzi variano, è da notare che i prezzi delle Rolleiflex non sono alti o relativamente alti perché sono rare, perché in realtà ne hanno fatte tantissime, ma perché sono buone. Cioè, questo è uno dei casi in cui il prezzo della fotocamera è alto o relativamente alto perché è una buona fotocamera, è meccanicamente fatta davvero davvero bene. E quindi è il prestigio del marchio e della stessa fotocamera che fa il prezzo, non la sua rarità, perché queste macchine sono in realtà molto ma molto diffuse. Quello che non mi piace invece, non della macchina fotografica, ma di altre situazioni, è un po' diventa un oggetto feticistico, qualcosa di particolare, eccezionale, delicatissimo e così via. In realtà è una bellissima macchina fotografica, ma non è certamente delicatissima. Se pensate che queste qua erano usate ai tempi dei paparazzi, cioè negli anni 60, per fotografare i divi del cinema che allora affollavano Roma, con relative risse fra paparazzi e attori e così via, e loro riuscivano a scattare anche andando sulle vespe, cioè su motociclo, ovviamente vespa, a volo questi qua o di corsa, e riuscivano a fare le fotografie. Ciò fa capire che tanto delicate non sono, cioè non vuol dire che devono essere buttate a terra, ma non sono poi così delicate, non sono dei Moloch intoccabili e così via. Voglio dirvi qualcosa in più rispetto alla normalità, che vi si può dire su questa macchina fotografica, fermo restando che pur sempre una macchina fotografica è non un oggetto di culto, per così dire. Ci sono una serie di accessori che conviene avere usando questa Rolleiflex o altre Rolleiflex in realtà. Uno che può sembrare stupido, ma in fondo non lo è, o perlomeno non lo è tanto, è questo pulsantino, per così dire, che aiuta lo scatto della macchina fotografica, che si arriva qui. Questa è una finezza, ci sta pure la R sopra della Rolleiflex e indubbiamente, insomma, è molto più bello averlo. Se dovete mettere lo scatto flessibile, evidentemente lo togliete. Un altro accessorio simpatico, ma abbastanza inutile, è il diffusore. Cioè, mettendo questo qui, potete usare l'esposimetro della Rolleiflex come se fosse a luce incidente e non a luce riflessa. In realtà, questo diffusore io lo uso per un altro motivo. Non avendo la macchina alla custodia, ma in una bella vetrina, è importante che questa cellula dell'esposimetro non prenda luce quando non è usata, evidentemente. Allora, cosa ho fatto? Ho ritagliato un cartoncino nero da mettere in maniera permanente davanti alla cellula al selenio della Rolleiflex e poi ci metto il diffusore sopra per bloccarla.
In questo modo l'esposimetro, o meglio la cellula dell'esposimetro, rimane sempre coperta dalla luce e quindi non si rovina, perché tutti gli esposimetri al selenio, se li esponete alla luce continuamente, la cellula prima o poi si scaricherà e l'esposimetro non vi funzionerà più. Un'altra cosa importante, è sempre bene, anche se l'obiettivo è ottimo e trattato antiriflessi, avere il paraluce. Il paraluce che è importante perché, come tutti i paraluce, limita per quanto possibile la riflessione della luce nell'obiettivo. Queste Rolleiflex qua hanno la baionetta e quindi il paraluce non si avvita, ma per così dire si incastra, si innesta sull'obiettivo della macchina fotografica, ovviamente sull'obiettivo della ripresa. Non certo sull'obiettivo della visione. La baionetta di questa Rolleiflex 2.8 è di tipo 3, è la più grande. C'è un'altra cosa importante da dire. Se io voglio mettere i filtri per il bianco e il nero su questa Rolleiflex, cosa devo fare? Evidentemente devo prendere i filtri della Rolleiflex con la baionetta tipo 3 per questo modello qua. Ma c'è qualcosa che può aiutare molto a risparmiare anche, visto che già quando uno compra questa macchina fotografica già spende un bel po' di soldini. Ed è questo accessorio molto molto simpatico, che questo accessorio è un accessorio che permette di montare i filtri sulla Rolleiflex. Vedete? Qui in questo caso è 49, permette di avvitare i filtri con diametro 49 sulla Rolleiflex senza ricorrere ai costosissimi filtri Rolleiflex. Vedete? Quindi attraverso un accessorio del genere voi potete tranquillamente risparmiare tanti soldi per i filtri Rolleiflex e usare i filtri che già avete, perché poi questo è 49, ci sta anche 52, non troppo grande perché poi va a coprire l'obiettivo da visione. Altra cosa importante che riguarda la Rolleiflex ha questo aggancio particolare con la tracolla ditta a coccodrillo finale. Quando si ha questa situazione, praticamente entra il coccodrillo qua dentro e c'è la tracolla della Rolleiflex con la borsa. Benissimo. Purtroppo però, nonostante i tecnici tedeschi abbiano fatto un lavoro superbo con questa macchina fotografica, non si può dire che sia altrettanto superbo e soprattutto resistente alla tracolla in cuoio, perché si tratta di una striscia di cuoio molto sottile e anche che si usura nel tempo. E se voi portate a tracolla la Rolleiflex con quella tracolla di cuoio originale della Rolleiflex, col passaggio degli anni rischia di spezzarsi. La macchina va a finire a terra con le conseguenze che potete facilmente immaginare. Ma si producono alcune artistiche, per così dire, altre pratiche come queste tracolle qui, vedete? Queste tracolle che hanno il classico coccodrillo che si inserisce qua, hanno la capacità di essere molto ma molto resistenti. E quindi quando mettete questa tracolla qui, sostituendo, conservando quella vecchia che vi può tradire da un momento all'altro, beh, state sicuri che questa non si rompe e la preziosa Rolleiflex rimarrà integra e non sbatterà a terra, con le conseguenze che possiamo immaginare. Altra cosa da dire sulla Rolleiflex. Dopo questo video vi farò vedere alcune fotografie fatte con la Rolleiflex. Ora, questa è la normale, cioè 80 mm, né la tele né la grandangolare, e quindi si può utilizzare, diciamo, per la gran parte delle occasioni, perché l'80 mm equivale grosso modo al 50 mm del 35 mm, però fino a un certo punto si può fare questa comparazione, anche perché il formato di questa è quadrato, quell'altro là è rettangolare e questa, diciamo, spariglia le carte fra l'80 mm della Rolleiflex e 50 mm di una Reflex a 35 mm. E quindi potete fare tutti i tipi di fotografie con questa macchina fotografica. Io però per esperienza ho notato che questa macchina è particolarmente con questo obiettivo, con l'80 mm, con lo Zeiss Planer, che è il modello che ho io, è particolarmente indicata per i ritratti. Non ci crederete. Perché non ci crederete? Perché l'80 mm nel formato 6x6
non è l'obiettivo da ritratto, dovrebbe essere 120-130. Eppure i ritratti con la Rolleiflex vengono in maniera bellissima, vorrei dire quasi spettacolare, ma non i primi piani, cioè non prende solo la testa con questa macchina fotografica, con questo obiettivo, ma diciamo dal busto in su, quindi o la figura intera o il mezzo busto. Ecco, questa macchina qua. Per i ritratti, secondo me, è una delle migliori in assoluto, se non la migliore. La resa di questo obiettivo, accoppiata alla meccanica di altissima qualità, vi fa dei ritratti bellissimi, a patto che non volete fare proprio un primo piano. Se fate dal mezzo busto, cioè dalla cintola prendendo le spalle, la testa del soggetto, o qualcosa, insomma, di meno di questa situazione. Beh, la Rolleiflex è in grado di farvi dei ritratti ma veramente belli, sia in bianco e nero, sia a colori. Quindi, nonostante non abbia l'obiettivo da ritratto, per i ritratti è bellissima, eccezionale, però bisogna spingersi a dire le cose come stanno. Per i paesaggi, l'ho trovata meno indicata. Sì, vengono dei bei paesaggi, ma non posso dire che le foto di paesaggi fatte con la Rolleiflex mi hanno particolarmente colpito. I ritratti sì, i paesaggi no. Quindi, oddio, mi fa anche delle bellissime foto di paesaggi, ma forse anche perché il formato quadrato non si adatta tantissimo al paesaggio, mentre il formato quadrato si adatta molto di più, o perlomeno si potrebbe adattare per quanto riguarda il ritratto. Insomma, per i ritratti va bene. Per i paesaggi molto meno, in verità. Ultima cosa da dire. La Rolleiflex è una macchina molto molto complessa e come tutte le fotocamere magari ha bisogno di una manutenzione. Questa che c'ho io è veramente comprata anni fa a Roma. Funziona sempre perfettamente, non ho avuto mai bisogno di alcun tipo di manutenzione, ma capita a volte anche per la lunga inattività che queste macchine abbiano bisogno di manutenzione. E qua arriviamo al punto dolente, perché vedete, ci sono molti, fra virgolette, che dicono di saper intervenire su una macchina del genere, ma sono pochi quelli che veramente sono in grado di farlo, e vi assicuro che questi pochi hanno i capelli bianchi, molto bianchi. E invece quelli un po' più giovani non hanno avuto quell'esperienza di riparare tantissime Rolleiflex come è stato in passato. E non dico che sia sempre così, molto spesso non sono realmente in grado di riparare una fotocamera complessa come questa. Bene, penso di avervi detto tutto l'essenziale. Vi lascio le fotografie scattate con questa bellissima macchina fotografica e dico, se la trovate, conviene comprarla? O questa, o il modello 3.5, scusa l'automat però. Ma sicuramente sì, perché non solo avete un bellissimo apparecchio, soprattutto questo, il 2.8, ma avete in mano anche un pezzo di storia della fotografia, non c'è dubbio su questa cosa. E con questa considerazione finale vi saluto.